prova. Ti sento. Ti sento bene, ma non ti vedo. Ecco, benissimo. Te come al solito c'hai sempre le tue webcam del cazzo. E i risultati sono questi. Intanto chiedo alla chat se si sente tutto. Ma non ero a tirare questa macchina perché ieri sera. Buonasera a tutti, ragazzi. Stamattina non ho fatto la live vampiresca perché ieri sera sono uscito a mangiare e sono tornato un po' tardi, quindi è stato un po' un casino. Grazie a Matix. Ma figa, prova a parlare, Giulio. Io ti sento, voi dalla chat lo sentite? Faccio da culo? Aspetta che controllo adesso. Secondo me non ti sentono. Lo sentiamo basso. Perché adesso sono lontano dal microfono e sto cercando di vedere se... No, tutto collegato, Dio puttana. Ok, ma intanto vedo di imbastire tutto quanto. Perché naturalmente... Buon cazzo! Come no? Ciao Farenzo, ciao, il caffè... Ascolta, io provo a riavviare un secondo. Sì. No, entro dal telefono, cazzo devo fare. Va bene. Arrivo. Cioè... Intanto io do una piccola introduzione a questa situazione. In buona sostanza, essendo stata una settimana abbastanza tumultuosa, segnatevi tumultuosa dal punto di vista lavorativo, e nonostante le mie preghiere perché non fosse così, in buona sostanza, ieri sera, siccome appunto sono uscito a cena e la Erika è stata con le bambine, praticamente stasera è l'unica, come dire, grazie ad Ale, e grazie, ti offro un marione, grazie Mario, è stata l'unica occasione, questa è l'unica occasione per poter preparare l'impasto dei biscotti che elargiremo a tutti i vicini, parenti e amici come regalo natalizio. Peccato che però la cosa mi si sia rivoltata contro proprio perché essendo stato fuori ieri sera, ora è l'unico momento per farlo e la Erika è ancora in ufficio, quindi sta a me. Ma nonostante ciò, a lei! E quindi ho voluto unire l'utile al dilettevole e preparare tutto quanto. Ah, tra l'altro l'impasto dei biscotti non l'ho mai preparato in vita mia, quindi seguirò pedissequamente, segnatevi pedissequamente. Wow, cazzo! Grazie a 666 Tan. Il promemoria che mi ha lasciato la Erika, dopodiché saranno un po' cazzi. Ecco. Domani è sabato mattina, facciamo i vampiri. Domani mattina sicuramente sì. Sabato mattina è Natale. Vediamo come... Dipende da come mi ridurrò domani sera a casa dei miei. Tutto qua. Ok, prepariamo l'occorrente... Intanto che quel rincoglionito di Giulio cerca di fare tutti i vari cosi del caso. Però, naturalmente, quale occasione migliore se non questa? Quella per sfoggiare il grembiule più figo del mondo. Quindi, proprio questo. Dio! Non so se si vede. Aspetta. Tac. Guardate che bel regalo. Proprio in tema vampiresco. Wow, cazzo! Grazie Aldo Guanchebaldo. Ale! Vamos! Sì. Grazie Serge. Sabato mattina Farenz a consegnare regali a tutti i bambini del mondo. È più o meno con questa barba, sì. Eccolo il grembiule angolare, ma naturalmente, oh figa, che domande. Bene, partiamo. Biscotti, cos'è? Biscotti semplici decorati. Però il biscotto lo faremo dopo cena con le bimbe. Ora l'impasto è la parte più difficile. 300 grammi di farina. Prepari la farina e ti chiami farina. Sei carico per domani? A lei? No.
Dunque, mi piacerebbe capire dove cazzo è finito Giulio. E comunque sono convinto del fatto che prima voi lo stavate sentendo basso perché, ma che rimanga internos, non glielo voglio dire, oggi siccome sono un po' di corsa, non ho riavviato il Mac e quindi non piglia l'audio del suo, l'audio del proveniente da lui, ma lo prendeva dalle casse del Mac. Non diciamo. Fanno sogni annunci come Splinter Cell Remake che mi fanno tornare voglia di andare a ballare in discoteca? A sé? Andiamo avanti. Allora, 300 grammi di farina, abbiamo detto. Sto caricando l'immagine di Rachel. Ok. Benissimo. Buona parte della farina è finita sul Mac. Ale. Ok. Stop. Poi, zucchero a velo 100 grammi, ecco, ce l'ho già nel culo perché non so come fare a pesare lo zucchero. Ostia, figa, comunque c'è qualcosa che non mi torna. Ah, figa, il panetto di burro. Quanto sei bello, Cribio. Non lassetacci la farina. No, figa. Buon Giulio. Cazzo. Grazie a Get Matke, che si è iscritto per la prima volta. Grazie mille e benvenuto. Buonasera, vedo il grembiule e mi emoziono. Un bacione. Poi, zucchero a velo abbiamo detto 100 grammi. Ale. Quindi usiamo anche l'altra. Tac. Tara. Lei è un uomo meraviglioso. Il problema, sapete qual è? Che lo so. E quindi... Sì, ma figa, qua è quasi tutta la confezione, figa. Chi oggi sei in live sulla TV con l'amorosa che ti ascolta per la prima volta. Bene, bene. Ciao Paul, ciao Birbone, ciao a tutti. Dunque, andiamo avanti qua. Porco Dio. Oh! Bene, ok. Farenza, hai visto? Chiamami col tuo nome visto che è ambientato a Crema? No, la domanda corretta è: Farenza, non guardare Chiamami col tuo nome visto che è ambientato a Crema. Non so se rendo l'idea, ma credo proprio di sì. Poi, allora, farina 300 grammi, zucchero a velo 100 grammi, check. Burro freddo 100 grammi. Iga, l'era ora. Oh! Wow, cazzo! Oh, le! È a posto adesso? Yes! Oh, io non so che cazzo abbia. Ho cambiato porta USB, si è accesa dopo che l'ho riavviato. Amò. Aspetta, perché non ti... Quindi adesso non mi andrà più su OBS per quel casino che ho l'altra volta. Esatto. Fratello. L'unica roba è che non ti riesco a far vedere qua, puttana madonna, miseria. Perché non ti si vede? Figa che due coglioni, Giulio, ostia. Non è perché ti ho chiamato io, mi devi chiamare tu, no? Ma proviamo. Ma non credo proprio, figa. No, è che proprio figa, non si vede il riquadro, ostia. Ma perché sti casini li hai sempre solo con me? Ma davvero? Davvero? NDI video. Fatto. Oh, niente, figa, non ti si vede. Porca di una troia, grazie a Silvio. Sì, oddio, non che sia proprio questa gran perdita, però... Ma sì, cioè l'importante è che si senta alla fine. Perché sai cosa potrei fare? Che tristezza, ma guarda che cazzo mi tocca fare, ma guardate, ma sei proprio un disgraziato, madonna, zucca. Cioè, devo fare una roba di quel... Madonna, no, è inguardabile. Dove cazzo... Ehi, non so che cazzo fare, perché qua è impostato sul vedersi.
Scusa, ma oggi continuiamo. Ma perché mi appare la pubblicità? Ma perché mi appare la pubblicità sul tuo canale se sono abbonato e admin? Ma Dio, tante, cioè. Tanti. Aspetta, che forse riusciamo a... Se io gli dico video, Ah, eccolo, perché non ho fatto fatto, l'accesso? Vedi che sono tutti in un gruppo. ho Si fatto. vede? Se le bon, aspetta, non so perché prima non si vedesse, sinceramente, però va bene. Ci siamo, Giulio. Oh, ok. Bene, innanzitutto, come stai? Benissimo, Ma di merda come al solito. Vai bene. Te? benissimo. Sì, che queste domande del cacchio, quando ci siamo sentiti ieri. Sto cercando di farti diventare un pochino più piccolo alla finestra perché, come sai, cioè, siamo sotto Natale, io voglio bene al mio pubblico, quindi cerco di minimizzare l'orrore proveniente dal vedere la tua faccia. Dio porvero! Sai che credo di avere un problema al Mac? Al touchpad Spero, del vabbè, me Mac? meglio, almeno non è colpa mia. Ma perché quando io clicco, tenendo premuto sul touchpad, non becca il segnale. Me ne sono già accorto. Rimpicciolisci la schermata, grazie. Cacciate fuori Brian, porco Dio, figa, non lo sopporto più. È bello come mi sono collegato adesso a Twitch, come cioè, si vede praticamente solo me. Lo so. Il fatto è che non so come cazzo fare perché Da OBS rimpicciolisci lì, da dove sei? Giulio, ma perché mi devi far bestemmiare apposta? Porca È lo scopo della mia vita quello. miseria. Cioè, il problema non è il che non so farlo, ostia. Il problema è che non. Ecco, con il coso, con il touchpad non riesco più a tener premuto. E non so perché. Mi si vede troppo grande per la minchia, non si riesce a restringerlo. No, che cerca, anche Twitch cerca di ingrandire la cosa perché prova pietà. Però non ce la faccio neanche col mouse, quindi aspetta, facciamo così. Esco e mi richiami di nuovo, Che magari cazzo riesco. cambia? Beh, ascoltate, io non so che cazzo farci, Perché oh. almeno Facciamo puoi così, che cazzo fare, aggiungi un nuovo riquadro e magari quello riesci a ridimensionarlo, non lo so. Figa, non sei stupido del tutto a volte. Ah, vedi, quando non prendo dosso in macchina, cioè, se no Ecco fai qua, così. tac, bravo Giulio, così, aspetta, facciamo così, così, adesso sei doppio, ok, questo lo possiamo eliminare, tac, bon, olè, ci siamo, ce Cioè, l'abbiamo vedi fatta, quanto cazzo sono intelligente? Madonna, davvero, figa, no, più che altro mi stupisco di me stesso che non sono arrivato a pensarci io, ok. Bene! Aspetta, fammi vedere una cosa, giusto per... Ok. Ok. Bene, Giulio, spara subito il motivo per cui hai voluto propormi questa live su Splinter Cell. No, in realtà per No. vederti fare i biscotti, cioè quello. Immaginavo. Perché ero curioso di vedere se l'impasto lo facessi con la farina, il latte Beh, certo. e il cazzo che ci vuole, oppure cioè, versi solo la busta. Ma scusatemi, però la domanda è questa. Se la Erika mi segna farina, zucchero a velo, burro, uova, scorza di limone, lievito in polvere, ma come cazzo faccio io a mischiare sta roba se non c'è niente di liquido? Non fate battute. Scusami, il latte c'è, non ho sentito gli No, ingredienti. non c'è. Ma cazzo, ma sei scemo, con le uova sono liquide, spacchi le uova e tra l'albume e il tuorlo riesci a Basta, impastare. dici? No, lo so, non l'ho mai fatto, figa. Minchia, prova. Figa, Per prova. forza. No, dai, adesso, a parte gli scherzi, parliamo di Splinter Cell, visto che tu mi hai proposto l'argomento ancora prima di sapere che avrei dovuto fare questo disastro con i cosi. Ecco, ti parliamo, vedi, c'è Black Prince che dice fai sciogliere il burro. In effetti non è un'idea stupida.
È vero, il burro forse l'ha fatto sciogliere. Ma qua mi ha segnato freddo, quindi vabbè che adesso col calore delle mie mani che non ho lavato, tra l'altro. Quindi sapranno anche di ufficio questi biscotti. Sei bellissimo, tra l'altro, col grembiule. Lo so. Tra l'altro, Carmen, levami una curiosità. Perché hai messo il nick di tutti e con me c'è Giulio, punto da Bormida, e poi si legge la droga? Perché, cioè, non ricordo mai di aver parlato di droga durante il live. Cioè, però è una cosa bellissima. Comunque, detto ciò, sì. Niente, ho deciso di parlare di Splinter Cell per il semplice motivo che, come ben sai, sono 10 anni che aspetto un nuovo capitolo. Ok, innanzitutto spiega un attimo come ti poni tu nei confronti del brand. Per quanto mi riguarda, per il genere stealth, Splinter Cell è la mia saga preferita. Ok. E soprattutto i primi tre, quindi la trilogia originale, quindi Splinter Cell, Pandora Tomorrow e Chaos Theory, sono, cioè, secondo me, i più belli tra tutti quelli che hanno fatto. Mm-hmm. Quindi poi vabbè, Conviction neanche lo prendo in considerazione perché merda che caga merda, come diresti tu. Sì. E l'altro, cos'è, Blacklist, non mi è dispiaciuto, anche se già lì si notava qualcosa che, diciamo, non mi andava, ecco. Allora, ricordo i nemici corazzati dove tipo dovevi togliere il caschetto per poterli far fuori. C'era ancora forse quel cazzo di fantasma, adesso non mi ricordo, perché comunque Conviction e Blacklist li ho giocati una sola volta, invece gli altri tre li ho finiti più volte. Okay. Tra l'altro, Chaos Theory, ho rigiocato la versione della Remastered, lì l'HD Collection, come cazzo si chiama, sì. E ti parlo 3-4 anni fa, e mi è sembrato un gioco che 3-4 anni fa era comunque giocabilissimo, no? Mm-hmm. Ma facciamo un passo indietro. Quando tu mi dici Splinter Cell è sempre stato un gioco, diciamo, appartenente al genere stealth che ho preferito, no? E lo posso capire. Però non è stato il primo stealth in generale. E dopo la, diciamo, col fatto che con Metal Gear il genere stealth sia diventato pop, cioè conosciuto da tutti quanti, non solo da quei due disgraziati che avevano giocato a Siphon Filter o come cazzo si chiamava, mi domando come mai uno Splinter Cell tu l'abbia preferito rispetto ad un Metal Gear. Dopo ti dico come la penso io. L'ho preferito a un Metal Gear perché è più realistico e non ha le giapponichiate tipo nascondersi dentro la scatola, 200 armi infilate nel culo, munizioni infinite e quant'altro. Bravo. Quindi soprattutto per quello, per il fatto di essere estremamente realistico, no? Bravo. Quindi allora, io se devo, sono d'accordissimo con te, infatti se con una pistola alla tempia tra le due saghe, appunto Metal Gear e Splinter Cell, io abbia sempre preferito Metal Gear dal punto di vista della trama, esatto, che ha sempre portato avanti il brand. Quello che riconosco di fenomenale a Splinter Cell è, diciamo, questa volontà di mostrarsi come qualcosa di pseudo-realistico. Dopo, attenzione al termine realistico, perché vabbè, stiamo parlando comunque di un personaggio di videogiochi, ma anche solo il fatto di un personaggio, una spia, diciamo, armata di coltello, pistola, fucile, già me la cosa ha fatto innamorare dal primo capitolo. Esatto, sì, qualche gadget, eccetera. Figo, cioè. Ok, ma figa, ma tu il primo l'hai giocato al lancio? Perché cazzo, eri un poppante praticamente. Sì, l'ho giocato al lancio da poppante perché è uscito che avrò avuto 7-8 anni. Mm. E già, cazzo, me ne ero innamorato. Mm-hmm. Cioè, perché a 7-8 anni diciamo che ci ho bestemmiato parecchio, quindi sono rimasto bloccato, poi l'ho ripreso, l'ho apprezzato in realtà poi rigiocandolo, no? Mm-hmm. Perché comunque era un titolo che mi piaceva, poi avevo in casa anche causa mio padre, videogiocatore eccetera, però ti dico, all'epoca mi sembrava piuttosto innovativo, no? Perché appunto avendo giocato prima magari Metal Gear
e per quanto comunque mi piacessero queste cose, come ti dicevo prima, delle giapponichiate che non ho mai apprezzato all'interno di un videogioco, trovarmi davanti a un titolo così realistico mi ha fatto spruzzare di gioia, ecco. Ok. Poi, cazzo, ci vogliamo mettere anche il fatto che sia doppiato da Luca Ward, cioè... Certo, che schifo non fa, anzi. Esattamente. Difatti i titoli più brutti sono quelli dove non è doppiato da lui. Sì, praticamente gli ultimi, mi sembra di ricordare. La Blacklist è tornato. No, Blacklist era tornato lui, è vero. Era tornato lui. E quindi adesso, vabbè, l'ha pubblicizzato, lui stesso sulla pagina il remake del primo, quindi sicuramente ci sarà di nuovo lui. Sì. Quindi tanto meglio. Speriamo che se poi decideranno di fare anche il remake di Pandora Tomorrow non ci mettano di nuovo Morgan a doppiare il cattivo. Vero. Ma... tornando al discorso più generale di Splinter Cell, cioè escono diversi capitoli, 3 durante l'epoca PS2, Xbox 1, esatto, poi esce Double la nuova Legend generazione di console. Gli altri 3 sono usciti su 360 e PS3. No, Double Legend è uscito anche su PS2 ed era diverso rispetto alla controparte Next Gen. E... da molti reputato anche migliore rispetto alla controparte Next Gen. Io però non l'ho mai giocato. Io ho giocato la versione 360. Esatto. La versione 360 che, come avevo già detto anch'io live precedenti, Splinter Cell è stato il gioco che mi ha fatto comprare l'Xbox. Perché io avevo solo la PS3 inizialmente e quando comprai Double Agent per PS3, causa penuria di titoli nei primi mesi dopo il day one della console, ho detto vabbè, voglio giocare a Splinter Cell, lo compro per la PS3 e mi sono trovato di fronte a un gioco che mi ha fatto temere che la mia PS3 fosse rotta da quanto facesse cagare. Ti dico, io non l'ho mai giocato su PS3, ho sentito comunque dei numerosi problemi che aveva la versione PS3, sì. Me l'avevo preso direttamente su 360. Tra l'altro leggo dalla chat che dicono non avete citato Splinter Cell Essential, me l'ho dimenticato. Ma me ne ero anche dimenticato perché era praticamente ingiocabile su quella merda di PSP, che tanto merda non era quanto il fatto della mancanza del secondo analogico lo rendeva... brutto. Ecco. Brutto, esatto. Sì, perché devi tenere premuto cerchio per ruotare la telecamera. Sì, era ingiocabile, era ingestibile. Quindi anch'io non porto bei ricordi con me di quel gioco, anche perché... sempre se non ricordo male, non si trattava proprio di una storia nuova al 100%, erano tipo dei ricordi, missioni riprese anche dei vecchi. Esatto, esattamente. Qua nel frattempo l'impasto è un disastro, perché è tutto sbriciolato. Vabbè. Ma figo di... perché stai mescolando piano, cioè devi mettici energia. Ragazzi, cioè, dai cazzo, sei quasi pronto per Master, cioè. Adesso mi sposto sul tagliere, vediamo se la situazione è migliore. Bene. Facci vedere come viene l'impasto. No, non posso, figa, c'ho le mani che sembrano che abbia fatto una zaghera a un alieno, figa. Vabbè. Una zaghera all'uomo focaccina. Esatto. Madonna. Il problema è che tutto dipende da me. E forse non era consigliabile farmelo fare per la prima volta in vita mia proprio stasera, però è proprio durante una live. Penso se adesso succedesse qualche cosa per cui... vabbè, naturalmente questa live verrà cancellata immediatamente dopo la sua chiusura, perché la Erika non deve sapere che io ho fatto la live durante, ecco. Tra l'altro qua in mezzo all'impasto c'è finito anche la ricetta. Quindi saprà anche di carta probabilmente. Torniamo a parlare di Splinter Cell. No, comunque adesso torniamo, però un biscotto, se ci vediamo in sti giorni, un biscotto della pasticceria Farina lo voglio assaggiare. Va bene, tranquillo. Ok. Va bene, detto ciò, quindi Blacklist che anno è? 2012-13. Forse 13, perché infatti speravo che uscisse anche per PS4, poi così non è stato. No. Mi sembra che sia uscito qualche mese prima dell'uscita di PS4. Io mi ricordo che è uscito anche su Wii U. E amici ci hanno giocato su Wii U dicendo anche che non era proprio una versione così becera.
per seppur ovviamente non fosse al top rispetto alla, alla controparte su, sulle altre console, no? Ma sai che alla fine, zitto zitto, cacchio cacchio, il fatto di avermi detto, guarda, tiralo fuori dalla ciotola e metti io con un po' più di energia sul tagliere, guarda che sta venendo fuori una bella balotta, eh? Ah, infatti, cioè... Bravo, figa, bravo Giulio, bravo, bravo! Ok. L'ho detto che non faccio solo la bagna cauda. Esatto. Ecco, l'unica roba è che mi sono dimenticato la scorza di limone, quello sì. Ma soprattutto per la scorza di limone, i limoni li hai presi non trattati. Li hai presi? Non trattati. Cazzo vuol dire non trattati? Non, che non ci danno la merda sopra, quelli biologici, sennò ci dà il disaccabante nei biscotti. Ma chi se ne incula, figa, un colpo d'acqua e via, cioè. Adesso, no, non ho idea, sinceramente. Ok, quindi esce Blacklist nel 2012, ci ritroviamo dopo 9 anni a parlare di quanto avremmo voluto un nuovo... Splinter Cell, invece ci troviamo Splinter Cell. E ci troviamo un remake. Prima domanda, ma si è capito, hanno comunicato ufficialmente se si tratta di un remake alla Crash, per dire, o un remake alla Dead Space? Resident Evil, più o meno. Sì, io ho fatto l'esempio con Dead Space. Cioè, io spero che sia una via di mezzo tra i due, ovvero che non vadano a sputtanare completamente quello che era il gioco originale. Perché? E ti spiego perché. Per esempio, c'è il fatto che pochi giorni prima che annunciassero appunto il remake di Splinter Cell, si leggeva del fatto che il prossimo Splinter Cell, lo Splinter Cell che era in lavorazione, avrebbe avuto componenti da open world. Ok, ma ciò quindi si fa associare al coso, al remake? O uno Splinter Cell a parte, quello non lo so, non l'ho capito. Perché io ho sentito questa notizia e pochi giorni dopo hanno annunciato il remake del primo. Esatto, perché a me sinceramente non dispiacerebbe il fatto di, come dire, avere tra X anni uno Splinter Cell nuovo. Fai pure open world, mi viene il ribrezzo a pensarci, ma comunque sarei curioso di provarlo, anche solo per la voglia di giocare un nuovo Splinter Cell, e nel frattempo ti saziano la fame e l'attesa per appunto il nuovo capitolo con un remake del primo. Però francamente mi sembra un po' improbabile come situazione, cioè nel momento in cui tu decidi di riportare in auge un IP, una serie morta ormai da 10 anni, diciamo che la strada più percorribile, o comunque la strada più percorsa finora, è stata proprio quella del remake. Sì, infatti. Ti dico, io aspettavo da talmente tanto, praticamente da una generazione intera, uno Splinter Cell nuovo, un remake o qualunque cosa fosse, che mi va più... Cioè, se c'è Sam Fisher, non dico che mi andrebbe bene pure la merda, ma quasi. È chiaro che mi viene ribrezzo a pensare a uno Splinter Cell open world con i numerini, con tutte le vaccate all'Assassin's Creed... Però spero che almeno, cioè quantomeno il remake non faccia così cagare. Cioè, voglio dire, se è un remake, possono sminchiarlo più di tanto. Magari aggiornare leggermente i comandi. Che poi ti dico, io l'ho giocato 3-4 anni fa, Chaos Theory, che alla fine come comandi era identico al primo, con vabbè, qualche funzionalità in più, va bene avere il coltello, qualche gadget in più, ma l'ho trovato giocabilissimo, Giocabilissimo, ancora oggi su PS3. Sulle spalle, certo. Giocabilissimo nonostante gli anni sulle spalle. Sarebbe comunque giocabilissimo anche con quei comandi lì, solo con la grafica rifatta, un po' ma come hanno fatto con Crash. Secondo te, domanda così un po' provocatoria, anzi due, la prima, uno Splinter, cioè un remake 1-1 del primo Splinter Cell, oggi potrebbe avere successo partendo dal presupposto che stiamo parlando comunque di un gioco... Di quasi 20 anni fa? No, un gioco di... Forse 6 ore, 7 ore? Ti dico, fai la domanda alla persona sbagliata, perché io amo talmente tanto Splinter Cell che ti dico certo. Però dall'altro lato ti rispondo, perché uno Splinter Cell magari di 18, 20 o più ore invece?
Lo so, cioè... Cioè, per far durare così tanto, un gioco lo devi fare alla fine, che ti rigira, dovresti fare open world. Beh, oddio, fino a un certo punto, perché comunque giochi decisamente più recenti ci hanno insegnato che si può fare un gioco interessante anche con meno ore e non necessariamente un open world. È ovvio però che per fare ciò hai bisogno di dare molto spazio alla trama, cioè deve essere interessante, cosa che con uno Splinter Cell, per quanto bene gli voglia, insomma... Non è che sia proprio così automatico fare una trama vincente con Splinter Cell. Wow, e io adesso provo a metterci il limone, eh. E tu vai, intanto impasti di nuovo tutto. Sì. Ma quanto? Occhio non metterci la parte bianca che poi diventa amaro. E quanto cazzo ce ne metto, però? Minchia, non lo so, mettigliene un po'. Allora, le cose fatte a cazzo di cane sono le migliori. Tutte le cose in cucina più buone sono state inventate per degli errori, quindi... Ma io qua sento un gran profumo di limone, ma non sono affatto convinto. Oh, aspetta. Magari ne metti un po', poi giri di nuovo, impasti di nuovo e poi sì, ne aggiungi certo. Un po', perché sennò rischi che ci sia un punto che sappia bravo. Limone come tutto e l'altro che non ne sappia un cazzo. Cioè. Esatto. Allora, altra domanda, la seconda domanda provocatoria che ti volevo fare. Ma visto... Adesso mi sono anche ciucciato le dita, quindi sapranno anche di saliva. Dunque, siccome c'è un problema secondo me con il remake di Splinter Cell, oddio, con Splinter Cell oggi, che viene prodotto, anzi scusa, viene realizzato dalla Ubisoft di oggi. E la Ubisoft di oggi ci ha insegnato che le IP del... casa Ubisoft ormai sono tutte un cazzo di casino, di mischione e tutto quanto. Quindi quando tu prima hai detto l'idea di vedere uno Splinter Cell con i numerini sulla testa, cosa che fa rabbrividire anche a me, ma pensandoci non la vedo proprio così impossibile. Come cosa? Il problema è che non lo vedo così neanche io, non la vedo così impossibile neanche io, ma cioè già Ubisoft mi sta sui coglioni perché mi ha sputtanato un brand che amavo come Assassin's Creed. E se mi fanno un numero del genere anche su Splinter Cell, veramente lì è la volta che non toccheranno più un titolo Ubisoft. Ma... anche perché basta. Splinter Cell è probabilmente la saga Ubisoft che più amo, ecco. Da sempre, cioè, quindi non... È giusto dire che più amo o che più amavo? Che più amo, perché comunque è ancora giocabilissimo adesso. Cioè, se ti dicessi... Cazzo, se non fosse uscito l'uscita adesso annunciata, il remake del primo, ti direi, cazzo, vado in garage, riprendo la PS3, la rimonto e mi rigioco la collection... HD, che poi forse posso anche giocarla sulla PS5, quindi cioè non devo neanche andare a prendere la PS3. Non lo so, perché io faccio veramente fatica, cioè quando io ammiro un brand, cioè come può essere, sembra quasi di toccare una mammella. Tienici uno schiaffo a mo' di chiappa durante la pecorina. Sembra la ciocca. Olè. Dicevo, quando io dico che amo un brand, che seguo un brand, come può essere Splinter Cell per esempio, faccio fatica a parlarne al presente, perché sì, io l'ho amato, l'ho reputato un'ottima serie che tra l'altro non ha generato non solo dei seguiti ovviamente, ma non ha più generato neanche delle nuove IP, delle nuove serie che abbiano cercato di riprenderne delle meccaniche specifiche, almeno non a mia memoria. E parlando appunto di un gioco il cui ultimo capitolo è uscito 10 anni fa, come cazzo faccio a dire che io amo Splinter Cell? È stato sicuramente una pietra miliare della mia epoca d'oro videoludica, cioè quella della... PS2, PS3, /360. Ma oggi come oggi, purtroppo, è passato talmente tanto tempo
E non è un discorso che farei solamente con Splinter Cell, ma anche con altre serie, che è passato talmente tanto tempo che nel momento in cui uno mi dice guarda che esce un nuovo capitolo di Splinter Cell, certo, sono curioso, sono ansioso di provarlo, però non è che sia qui proprio a stracciarmi le vesti, soprattutto perché le ha realizzate Carmen, ma anche perché, e poi se aggiungiamo il fatto che è un remake, parliamone. Ma guarda, ti dico, aspetta che arriva gente, mi... ok. Ti dico, io invece sono soddisfatto perché lo aspetto totalmente tanto, che a me qualunque cosa, anche perché sai cosa mi ha fatto girare le balle? Che per 10 anni, per una generazione intera, non abbiano mai annunciato un tipo di Splinter Cell, però ti pigliavano per il culo mettendoti Sam Fisher ovunque, cioè ti piazzavano magari il visore in Assassin's Creed Origins, ti piazzavano Sam Fisher in... cos'era? In... Sì, sì. No, Rainbow Six, madonna, non mi viene il nome. Hai capito però. Ghost Recon. Ok. Hanno piazzato Sam Fisher pure sui giochini per i cellulari, esce la serie animata, cioè... Mi sembrava assurdo comunque continuare a tenere vivo Sam Fisher in questo modo e non farne uscire un nuovo titolo, no? Mm-hmm. Aspetta che ho mandato una foto del... di questo impasto. No, stavo dicendo alla Erika e te dall'uccello, figurati se mando foto dall'uccello a mia moglie. E adesso mi ha detto ok, perfetto, attenzione. E adesso dille grazie a Giulio, però. Grazie a Giulio, sì, dopo lo dico. Adesso lo devo mettere qua dentro. Stando ai dettami di mia moglie. Sì. Sei d'accordo? Cioè, un gondone per biscotti. Sì. Ostia, mi ha fincioccato le orecchie. Bene. Tac, tac. Ah, che bella balotta. Sì, sì, sì. Ok, adesso così ho anche finito di... Se no, cioè, io di solito così lo metto nella ciotola e copro la ciotola con... Anch'io avrei fatto così, se ti dico la verità. Ma visto che mia moglie mi ha detto di far cos'ha, si assume le responsabilità. Queste qua sono proprio le basi del rapporto. Sai di sbagliare, ma siccome l'input è arrivato dall'alto... Se hai sbagliato ti dirà che sei tu che non hai capito. No, figa. Il cazzo. No. Ok, benissimo. Torniamo in un ambito più consono all'angolo. Ok. Mi sposto. Porca madonna, miseria. Ok. Bene. Quindi, fine 2022, esce Splinter Cell. Lo compri al lancio? E perché esce fine 2022 la data? No, figa, è un'ipotesi. Ah. Esce, tu lo compri al lancio? Ovvio. Pagandolo quanto un remake? Secondo me ti sparano un 70 di su Splinter Cell, prezzo classico, figurati. Prezzo classico, sono d'accordo, anche perché è una serie talmente... in sospeso, talmente in attesa che... Cioè, deve essere quasi un gioco nuovo. Cioè, esatto, se... esatto. Ma secondo te come lo possono vedere i giovani di oggi che si mettono a giocare per la prima volta a Splinter Cell, esattamente come tu ti sei messo a giocare la prima volta a Splinter Cell quando eri giovane e sei venuto incontro per la prima volta a questo brand? Quella è una bella domanda. Grazie, infatti l'ho fatta io. Ma secondo me, come io l'ho apprezzato all'epoca, è apprezzabilissimo anche oggi per chi non ha mai preso in mano uno Splinter Cell. Anche se ti devo dire la verità, potrebbe essere un po' più una sorta di gioco fan-made, proprio perché glielo chiedono talmente tanto i fan della saga che forse dicono prendetevi sta remastered, cioè sto remake e non rompete più le balle. Non lo so, secondo me molto dipenderà... Diciamo che oggi sono talmente abituati a giocare ad open world e quant'altro che abituato a quelli non li apprezzeranno. Poi stiamo parlando anche di comunque, cioè un gioco che per dire per quanto riguarda l'online
cioè non si sapeva neanche cosa fosse. Poi hanno messo quelle missioni cooperative online del cacchio. Ma a me non hanno dato fastidio, anzi, le giocate con Avu con somma gioia. No, però erano del cacchio perché non si potevano cioè o la iniziavi, la finivi, o te la pigliavi in quel posto. Sì. Ecco, quindi io non l'ho mai finita, perché per un cazzo o per un altro, o cadeva la connessione, uno dei due doveva andare, vabbè. ti dico, non... Per me è fatto più per, passami il termine, i videogiocatori di vecchia data che comunque sicuramente lo apprezzeranno. Quindi ti parlo con me, te, altri fan della saga. Chi non ha mai preso in mano, eh? Secondo me molto dipende da cosa decideranno di fare di questo remake. Cioè, che tipologia di... Oddio, di gioco, cazzo, di gioco spero che rimanga uno stealth e che non diventi un action. Con action ruolistico, diciamo. Essendo un remake, cacchio, no. È quello che potrebbe diventare un action, sarà probabilmente il vero nuovo Splinter Cell, se mai lo faranno. Quello lì sì che... Non lo so. Poi... Cioè... Prego. No, ti dico, cioè, quando hanno annunciato il remake, io più che il primo mi sarei aspettato un remake di tutti e tre, della prima trilogia. E poi magari il nuovo, effettivamente il nuovo. Ho capito, figa. Però un remake della prima trilogia vuol dire prendere il gioco e fare tipo la remastered. Ma era già uscito anche l'HD Collection. Cioè... È vero anche quello. Però allora può anche essere che magari facciano un remake di tutti e tre in uscite separate. Come con Resident Evil. E io ne sarei contentissimo. Ma secondo me, diciamo che... non è che ci sia tanta via di mezzo, cioè è un gioco che si propone, per un remake che si propone sia per i vecchi fan del brand, che a differenza tra l'altro di un Resident Evil che hanno in cui c'è stata l'opportunità di poter portare avanti l'amore per Resident Evil grazie ai continui giochi usciti nel corso degli anni, con Splinter Cell invece c'è stato questo stop. Quindi il gioco, il remake in uscita può sia, cioè ha questa duplice valenza, sia per quelli che come me e come te anche hanno amato il brand fino dall'inizio della sua serie e sono rimasti così a bocca asciutta negli ultimi 10 anni, sia magari per chi si avvicina per la prima volta a Sam Fisher and Company. Da ciò potrebbe nascere la volontà di Ubisoft, in questo caso, di portare avanti, esattamente come Resident Evil, il remake dei capitoli successivi, cosa che probabilmente gradirei, così pure come la possibilità di creare questo benedetto nuovo capitolo, avendo attratto, grazie al remake, anche le nuove generazioni. Potrebbe essere anche così, infatti. Cioè, il problema è che con le nuove generazioni magari si prosegue facendo i remake di quelli vecchi, e poi quelli nuovi sono una sorta di... un po' come Resident Evil 7 e 8, no? Cioè qualcosa di... sì, che porta il nome di Resident Evil, però è qualcosa di totalmente... cioè diverso, quindi appunto con open world, numerini sulla testa, non lo so. Ma è un'operazione strana questa. Però Ubisoft, non lo so, onestamente non ce la vedo fare ste... cioè di portare avanti lo stesso brand in due maniere diverse, no? Cioè che quindi magari ti fanno il remake del primo, poi ti fanno uscire lo Splinter Cell nuovo che non c'entra una mazza con i precedenti, che quindi un gioco adattato ai giorni nostri, purtroppo, quindi con tematico open world, stealth che non è stealth, perché per far fuori quello alle spalle devi avere il livello superiore o lo stesso del nemico, eccetera. Poi magari dopo 2 o 3 anni, prima del successivo nuovo capitolo, ti fanno uscire il nuovo remake di, che so, Pandora Tomorrow e così via. Non lo so. Poi io, se così fosse, provo il primo nuovo capitolo, se mi fa cagare, boh, mi aspetto il Pandora Tomorrow, poi salto, poi prendo Chaos Theory e così via. Non lo so, mi lascia abbastanza interdetta questa scelta di Ubisoft, proprio perché, ripeto, facendo un parallelismo con le ultime con ciò che è successo negli ultimi anni con Resident Evil,
stiamo parlando di un brand morto. Sì, giustamente tu dici, la figura del personaggio di Sam Fisher è sempre rimasta viva nel cuore dei videogiocatori, perché comunque si è trattato quasi sempre di titoli buoni da giocare. Sì. E perché Ubisoft è stata abbastanza lungimirante da inserire il personaggio di Sam Fisher anche in altri ambiti. Tuttavia è un brand, secondo me, assolutamente morto. Ma per forza, dopo 10 anni che non ne fanno uscire uno. Infatti. Il problema è che, anzi, se va bene più di 10 anni, perché poi bisogna vedere quando uscirà, però il punto è, se hanno tenuto in vita sempre la figura di Sam Fisher, allora perché non, e se i fan tutti comunque lo richiedevano, perché non farlo uscire effettivamente? Non lo so, non ho sotto mano i dati di vendita degli ultimi episodi, però questa è un'ottima domanda, per esempio, e stranamente l'hai posta tu, perché uccidere un brand quando è ancora di successo ed è ancora, tra l'altro non è nemmeno un brand come Assassin's Creed che esce annualmente, adesso negli ultimi anni, ogni 2 anni, e che quindi alimenta, no? L'attesa tra un capitolo e l'altro alimenta, abbiamo visto. Esatto, anche le novità aumentano da un capitolo all'altro. La voglia, esatto, di essere giocato. Cioè, secondo me è un po' Assassin's Creed che è stata... La caduta di Ubisoft. No, è stata una serie di coincidenze strane, cioè il fatto di... aver inventato dei personaggi interessanti, specialmente per i primi capitoli, per i primi anni del brand, misti ad un gameplay che all'epoca era in fase di sviluppo, quindi proprio l'inizio degli open world. Quindi, giustamente, Ubisoft ha battuto il ferro finché è rimasto caldo, sapendo poi rivoluzionare un po' il brand da Origins in poi, creando, diventando sinonimo di... titoli da mappe gigantesche, che è una cosa che piace molto ai giovani d'oggi. Insomma, ne parliamo dal 2007 ad oggi, Assassin's Creed è stato ed è tuttora la gallina dalle uova d'oro, no? per Ubisoft. Quindi a maggior ragione mi dico, ok, cerchi di concentrare i tuoi sforzi su questo titolo, su alcune nuove IP, sul portare avanti piano piano in certi casi anche nemmeno così piano piano, degli altri brand come Far Cry, e uccidi Splinter Cell. Oh. Sì, una cosa che non ho mai capito, perché comunque, ti dico, si è parlato più volte anche, ad esempio, di fare una trasposizione cinematografica, poi le cose sono sempre morte lì, no? Però ti dico, è sempre stato un... titolo che anche solo per il fatto di avere comunque il nome Tom Clancy, cioè è sempre stato un titolo di punta, no? Di Ubisoft. Poi Ubisoft ha deciso di puntare più su altri IP, però ti dico, mi spiace, cioè una cosa che mi ha fatto girare parecchio le balle, perché come ti ho detto appunto era la mia saga preferita di Ubisoft, e poi hanno deciso di farla appunto morire, no? Però, come dicevo prima, se ho letto che hanno cancellato diversi progetti, e a leggere quali erano, ben venga che l'abbiano fatto. Però dico, cacchio, continui a far uscire, cioè continui a piazzare Sam Fisher ovunque come per dire guarda che c'è, guarda che non ce ne siamo dimenticati, cioè guardate che è ancora vivo. E poi cacchio, non fai uscire un gioco, cioè è veramente da stronzi, se ci pensi. Ci ho pensato per 10 anni, praticamente. Ma questo remake, dici che avrà... cioè, essendo un remake, avrà qualche novità a livello di gameplay? Ma per forza. Io credo che essendo comunque appunto un remake del primo, ma essendo appunto un remake... magari non lo stravolgono più di tanto, però quantomeno mettano, che so, il terzo visore, che poi era quello che serviva meno, che nel primo non c'era, ma arriva in Chaos Theory, il coltello che arriva in Chaos Theory, diciamo qualcosina, magari qualche gadget nuovo. Sì, cioè secondo me qualche variazione
è necessaria perché sennò fai una remastered davvero, infatti. Non è un remake. Esatto. Posto che, tra l'altro, non... a me non sarebbe nemmeno dispiaciuta l'idea di un reboot del brand, no? Che, francamente, certo, avrebbe potuto sì reintrodurre gli amanti del brand al giocare un nuovo Splinter Cell e magari avrebbero avuto... Accaparrarsene di nuovi, ma avrebbero anche avuto la scusa per... spaziare maggiormente, perché se tu mi fai un remake, per forza di cose comunque ti devi mantenere a dei canoni che sono stati dettati apposta per quel gioco lì, almeno sì, per come la vedo io, se no, certo, non è un remake. Però voglio dire, allora messa su questa ottica, per il Resident Evil 2 sembra più quasi un reboot rispetto a un remake, non lo so, secondo me. Non lo so, a differenza di un vabbè, Resident Evil ne abbiamo già visti diversi, però qua non avendo ancora avuto, cioè di ufficiale Nintendo, Ubisoft ha dato solo la notizia, no? Sì, però non si è visto ancora nulla, quindi sì, non dimentichiamoci che tra l'altro un'altra serie di Ubisoft, cioè Prince of Persia, altra serie lasciata morire più o meno alla stessa epoca, perché se non ricordo male l'ultimo Prince of Persia, quello del 2010, esatto, anche quello lì su PS3, è lì che mi guarda, che avevo anche abbastanza apprezzato, c'è nell'aria questo remake dato a un'azienda esterna indiana, se non ricordo male. Sì, che poi sono ripartiti, non dico da zero. Esatto, è stato un disastro. Cioè, io mi auguro che non sia una roba del genere. Esatto. Con Splinter Cell, cioè, esatto, non vorrei che, giusto per avere questa attacca sull'uccello, cioè ok, facciamo anche il remake di Splinter Cell, venga comunque esternalizzato e i risultati poi siano pietosi, sì, come quelli che si sono visti di Prince of Persia, al punto tale da dover ricominciare da zero il progetto o magari eventualmente abbandonarlo. Speriamo di no. E comunque sì, anche con Splinter, cioè scusami, anche con Prince of Persia, anche lì, cioè, è stato un peccato, ma ti dico, Prince of Persia capisco di più il motivo che l'abbiano abbandonato, perché comunque se ci pensi il livello di gameplay era molto simile, soprattutto all'inizio, ad Assassin's Creed. Cioè, sì, sta cosa del parkour, cioè... Le prime volte, cazzo, io quando ho giocato ad Assassin's Creed, il primo Assassin's Creed, ho detto, cazzo, questo è il nuovo Prince of Persia. Cioè, anche le prime volte vedendolo, no? Invece, cioè, Splinter Cell è talmente particolare, no? Cioè, che non c'è nulla di simile proprio, cazzo, come proprio a Splinter Cell. Sì, sì, è quello che stavamo dicendo all'inizio della live. Quindi era proprio un qualcosa di nicchia, che va bene, magari non ti fai i numeri di Assassin's Creed, non ti fai i numeri di Far Cry... Ma cazzo, non lasciarla morire per 10 anni. Cioè, io non penso che la fetta di mercato di Splinter Cell all'epoca, cioè non so di quando è uscito Blacklist, abbia fatto talmente schifo da non dire cazzo facciamone un altro, perché comunque adesso vabbè, si può fare uno spoiler su un gioco uscito di quasi 11 anni fa. Cioè il fatto che ci sia Fort Echelon, no? Dopo Third Echelon, che a capo praticamente... Vabbè, cioè, spoiler, figa, se uno non ha neanche mai giocato il gioco non sa neanche di cosa tu stia parlando. Però mi faceva pensare ad un nuovo inizio, ad una nuova trilogia, cazzo, io dopo questo Blacklist ho detto, buona, bello, mi è piaciuto rispetto a Conviction, finalmente, non mi è piaciuto tanto come... i titoli precedenti su 360 o meglio ancora, scusami, su PS2, primo Xbox, quindi fino a Chaos Theory, però mi faceva ben sperare in un continuo della saga, no? Cioè io dopo aver giocato Blacklist davo per scontato che su PS4 sarebbe prima o poi uscito un nuovo Splinter Cell, invece ero lì ogni anno che uscivano le fake news che sarebbe stato annunciato alle 3, quindi ogni volta l'incollato alla conferenza Ubisoft solo per Splinter Cell, e poi tutte le volte ce l'ha sempre preso in quel posto. C'è Thomas che chiede,
Se dovessero annunciare un nuovo Splinter Cell, forti magari dalle vendite del remake, cosa vorreste e cosa non vorreste assolutamente? Non vorrei un open world con i numeri alla Assassin's Creed. Io invece... Magari mappe più grandi, cioè già le mappe come erano in Blacklist, che erano molto più grandi rispetto ai precedenti, cioè per me vanno benissimo. Magari ok, li fai ancora un po' più grandi così, però cazzo, non voglio un open world in Splinter Cell. Io invece do una risposta più tendente al filosofico, cioè a me basterebbe che un nuovo capitolo di Splinter Cell forte dalle vendite di questo remake non venisse, cioè mantenesse una propria identità, che è l'accusa che faccio principalmente ad Ubisoft, alla Ubisoft degli ultimi anni, cioè che ha continuato a fare questi mischioni di saghe, di elementi presi da uno, messi nell'altro, tolti dall'altro, messi in un altro, così. Se Splinter Cell riuscisse, anche con delle variazioni, a mantenere comunque la propria indole originale, mi basterebbe per godere. Cioè, tu immagini uno Splinter Cell open world dove hai la città, devi liberare le zone tipo gli avamposti all'Assassin's Creed o alla Far Cry? Cioè, no, per favore. Così come, e francamente mi fa schifo farlo, mi vedo costretto a fare l'avvocato del diavolo nei confronti di Ubisoft quando a Lupo 1 chiede: ma comunque perché resuscitare queste saghe morte invece di creare nuove IP? La risposta è duplice. La prima, più banale, è per soldi. Perché comunque quando tu vai a riprendere in mano una saga, ok morta, ma comunque che è stata di successo, hai di partenza anche solo il semplice stuolo di fan che vanno a ricomprarti il giocolo e che, il gioco e che non storcono il naso di fronte ad una nuova IP, quindi già quello è importante. Poi avrai sicuramente delle vendite trascinate nei più giovani che non conoscono Splinter Cell, ma che vengono trascinate dall'amore che i vecchi videogiocatori provano nei confronti di questo brand, di Splinter Cell in questo caso, e che quindi si sentono invogliate a procedere all'acquisto proprio sulla scia dei buoni ricordi dei giocatori più anziani. Infine, mi tocca fare l'avvocato del diavolo perché oggi meno... Wow, cazzo! Esatto, dopo recupero tutti quanti. Oggi meno sicuramente rispetto a tempo fa, ma Ubisoft è sempre stata una di quelle poche aziende che sfornano AAA in maniera anche abbastanza costante e che utilizza parte di questi proventi per sviluppare idee nuove. Alcune più piccole, gli indie che poi non sono veri e propri indie, comunque giochi minori se vogliamo, meno per cui si nota una somma generale dedicata agli investimenti minore. Oggi lo fa meno, ma lo fa ancora. Se non lo facesse più, non esisterebbero giochi come Immortals Fenyx Rising, che molti hanno apprezzato, molti no. Indipendentemente dal risultato finale del titolo, è comunque un'IP nuova. E poi comunque diciamo che resuscitare un brand che ha saltato un'intera generazione, cazzo, non dico che sia una nuova IP, ma poco ci manca. Giusto. Perché la nostalgia è il peggior nemico dei videogiocatori? Non sono d'accordo. Innanzitutto perché la nostalgia di base non la considero un sentimento negativo, primo. È semplicemente il tuo cervello che ti rievoca dei bei ricordi con un IP, con un videogioco, con una persona, con un luogo, eccetera. Il riproporre dei titoli, in questo caso Splinter Cell, suscitando un po' sul sentimento nostalgico, può comunque essere, specialmente in ambito videoludico, una buona strada per riproporre in vita un brand morto. Esatto. Dunque, siamo a un'ora di live. Mi spiace aver perso inizialmente un po' di tempo, ma era ovviamente colpa tua perché, ecco, infatti, intanto che lo dico, la tua telecamera è sparita per un attimo. Io adesso devo andare a prendere le bambine, non
Anzi, prima devo pulire in cucina, perché se torna l'aereo che trova il bordello mi apre. Continua la live mentre pulisci. No, stacco e vado, perché così sono un po' più rapido e sgamato. Io Giulio, che cazzo devo dire? Torna più spesso, ostia. Va bene, dai, ci risentiamo. Tanto adesso volevo rifare qualche live sotto Natale. Ho detto, faccio una live prima di Natale, l'ho fatta, quindi non potete più dirmi niente. Ok, hai mantenuto le tue promesse, diciamo così. Va bene? Va bene, dai, ci vediamo presto. Presto. Ci sentiamo, poi certo. Live, ci rivediamo presto. Va bene. Altri. Va bene, un bacione a tutti, ragazzi. Anzi, aspetta, prima stacco Giulio, che ormai abbiamo visto abbastanza per oggi. Ciao. Ciao. Ok, poi togliamo l'immagine di Giulio, che era capricciante come sempre. Mi tocca ringraziare, allora, Silvio l'avevo già visto prima, che aveva scritto anche dalla Terrone non si molla un cazzo, lei biscotti alla merda. Andrea 3215, Cremo 88, il mitico frumento, hai messo il frumento nella farina, esatto. Simone Inzis, forza Piacenza, maledetto. Danilo Bragagnolo, che si è iscritto per 2 mesi. Stefano May, che non dico che fionderei perché mi sono già fiondato, e Patriot 6288, che sembra più un codice fiscale che altro. Bene, un bacione ragazzi, noi ci vediamo domani mattina, se non muoio prima, se la Erika non mi picchia, e un bacione, buona serata, ciao. No,